Ecco qua, adesso vi faccio vedere come fare anche questo punto a rombi traforato, che è sempre lo stesso modo, quindi seguite sempre lo schema, io vi faccio vedere come leggerlo. Sono tutti punti semplicissimi, le barrettine sono i dritti, queste verticali, quelle orizzontali sono i rovesci, i pallini sono gettati, poi vedete la maglia che si inclina in qua è un accavallato. La maglia questa che si inclina su questo lato è due maglie insieme e il triangolino è un accavallato doppio. Non ci sono altri punti, a parte, vabbè, i ferri accorciati, che è questo simbolino qua, che poi trovate il tutorial proprio dei ferri, di come lavorare i ferri accorciati. Quindi utilizzate una matita per leggere lo schema e così è più semplice evitare di sbagliare. Contate, vedete, soprattutto i primi giri, fate attenzione. E contate gli spazi, vedete che c'è tra un punto e l'altro i dritti, vedete 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, è sempre 13 qui fra uno e l'altro, così da non sbagliare. Ricordatevi di fare un punto di ripristino, ora io qui non l'ho messo, a volte me lo scordo, comunque vedete di passare questo filo qua in mezzo alle maglie. Io adesso sfilo questo filo più in basso con un ago da maglia, lo rinfilo qua a tutte le maglie dopo aver fatto un rovescio, in modo che se fate un errore, perché soprattutto il primo giro è molto facile sbagliare, quindi mettetevi sempre un filo di ripristino, perché quando preparate le maglie, non avendo dei riferimenti sotto, basta sbagliare a contare una volta e non vi tornerà più niente. Quindi ricordatevi il filo di ripristino. Ok, quindi questo lo facciamo così, lo leggiamo così. Allora, io il primo giro l'ho già fatto perché erano tutti dritti, adesso vi faccio vedere dal secondo, che è questo. Quindi abbiamo due dritti e un gettato, che poi è come noi iniziamo sempre i nostri questo lato del lavoro. Quindi due dritti e un gettato, cancellateli quando li avete fatti, così non rischiate di confondervi. Due dritti, un gettato. Poi qui abbiamo 1, 2, 3. Ah no, scusate, siamo qua noi. Due dritti e un gettato, mi sono confusa. Due dritti e un gettato sono questi. Adesso qui abbiamo un dritto, un gettato e questa è una maglia inclinata verso sinistra, quindi un accavallato. Quindi adesso facciamo un dritto, quindi due dritti e un gettato, poi un dritto, poi ancora quindi un gettato e un accavallato, quindi un gettato e il nostro accavallato. Passiamo una maglia, lavoriamo a dritto la maglia successiva e accavalliamo questa maglia passata. Ecco qua. Fatti questi tre punti, vedete, cominciamo a avere questa V, che è quella che poi avremo all'apertura. Adesso abbiamo 13 dritti, che sono questi, quindi facciamo 13 dritti. 1, 2 e 13 dritti. Ecco qua, contateli, vedete, questo è l'ultimo accavallato, questa maglina qui, gettate l'accavallata e poi abbiamo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Contateli sempre una volta in più, che il primo giro è quello più facile da sbagliare. Quindi adesso siamo qua, abbiamo fatto questi 13 dritti e qui ancora abbiamo questa maglia inclinata a destra, quindi due maglie insieme e un gettato, quindi due maglie insieme e un gettato, poi abbiamo un dritto, quindi un dritto e un gettato e un accavallato, come abbiamo fatto di là, quindi un gettato, poi passiamo la maglia e facciamo anche un accavallato. Ecco qua. Quindi questo è quello che ripeteremo per tutto il ferro, quindi ancora 13 dritti sono questi, poi due maglie insieme, un gettato, un dritto, un gettato, un accavallato. Ancora 13 dritti, due maglie insieme, un gettato, un dritto, un gettato, un accavallato. E ancora 13 dritti, due maglie insieme, un gettato, un dritto, un gettato, un accavallato. 13 dritti, questo è come leggiamo, noi lo schema lo leggiamo così, come lavoriamo, cioè da destra verso sinistra. Quando arriviamo qui vi farò vedere l'ultima ripetizione, come finire il giro.
Eccomi qua, sono alla fine, ho fatto qui nuovamente le due maglie insieme, un gettato, un dritto, un gettato e un accavallato, che è questo. Poi vedete ancora, io qui finito questo, ho 1, 2, 3, 4, 5 dritti, quindi facciamo ancora 1, 2, 3, 4 e 5 dritti. E poi sempre alla fine del nostro giro abbiamo due maglie insieme e due dritti prima di arrivare al marcapunti. Infatti, vedete, dovete essere a quattro maglie dal marcapunti se avete fatto bene. E qui infatti facciamo due maglie insieme e due dritti, uno e due. Ecco qua. E adesso siamo al marcapunti che togliamo per fare il nostro ferro accorciato. Quindi prendiamo questa maglina qui del ferro, la mettiamo sopra, la lavoriamo a dritto e la rimettiamo sopra, vedete, in modo che venga questa maglia con due fili che escono, che poi sarà una maglia singola quando riprenderemo il lavoro. Ok, quindi giriamo il nostro lavoro e facciamo 1, 2, 3 rovesci, mettiamo il nostro marcapunti per il prossimo ferro accorciato e finiamo tutto questo giro a rovescio e poi vi faccio vedere ancora come lavorare il prossimo. Il rovescio ovviamente si legge al contrario perché noi stiamo tornando indietro sul lavoro, quindi vedete, il primo rovescio ovviamente è sul primo punto prima del ferro accorciato e così via, quindi facciamo tutti i rovesci, vedete, il giro a rovescio è semplicemente un giro a rovescio fino all'ultimo punto, quindi facciamo semplicemente un giro tutto a rovescio. Ecco qua, adesso facciamo il secondo giro, quindi siamo qua, quindi questo l'abbiamo finito, ricordatevi di cancellarli così non vi sbagliate. Ancora una volta contatevi gli spazi, vedete che c'è all'interno, ora qui è attaccato male, vedete, 2, 4, 6, 8, 10, 11, quindi qui avremo un giro, potete scrivervelo anche qua. Questo di prima erano 13 di spazi tra i vari motivi, qui sono 11 e qui già sarà più semplice. Quelli di prima erano 13, questi sono 11, quindi scriveteveli. E questo già sarà più semplice perché avremo come riferimento i punti del giro di sotto, quindi è più difficile sbagliare. Allora, iniziamo sempre, vedete, con i nostri due dritti e un gettato, questo è sempre così, qualunque motivo facciamo su questo tipo di scialle, quindi due dritti e un gettato. Poi abbiamo, vedete qui, tre dritti semplicemente, quindi 1, 2 e 3, che sono questi, 1, 2, 3 dritti, quindi abbiamo fatto questi. Qui adesso abbiamo un gettato e un accavallato, questi due punti qua, quindi un gettato, poi prendiamo la maglia e accavalliamo questo punto, ecco qua, un gettato e un accavallato, vedete, e si vede già il risultato perché qui inizia a crearsi questo cordoncino che sarà il nostro motivo. Poi qui abbiamo i nostri 11 dritti, quindi qui adesso facciamo 11 dritti, quindi 1, ecco qua, 11 dritti, e poi abbiamo due maglie insieme e un gettato, sarà sempre così il motivo. E vedete, le due maglie insieme già da questo giro si inizia a vedere che la seconda è quella che viene su da questo cordoncino, che ancora si vede poco perché abbiamo fatto un giro solo, ma più andiamo avanti e più si vedrà. Vedete, si deve vedere proprio questa, verrà come una maglina in rilievo, che sono tutte le due maglie insieme, un gettato e tre dritti, quindi uno sopra il gettato del giro precedente, uno sopra il dritto, vedete, centrale del giro precedente, e il terzo sopra l'altro gettato del giro precedente. E qui uguale abbiamo questo cordoncino che dove faremo l'accavallato, quindi un gettato che è questo, vedete, tre dritti, poi un gettato e un accavallato, quindi un gettato. Prendiamo questa maglia che viene su dal cordoncino, vedete, la passiamo, lavoriamo a dritto quella dopo e accavalliamo. Ecco qua.
fatto anche questo. E così continuiamo, tutto il giro si ripeterà sempre in questo modo. 11 dritti, ancora, vedete, 11 dritti, poi 2 maglie insieme, un gettato, 1, 2, 3 dritti, un gettato e un accavallato, e così via. Quindi leggiamo in questo senso tutto lo schema e dopo e ci rivediamo adesso quando arriviamo qua, vi faccio vedere come finire il giro. Eccoci qua, ho fatto gli ultimi 11 dritti, questi 11 qua, e adesso ho le mie 2 maglie insieme, un gettato, quindi sempre continuo come ho già fatto in tutto il ferro, 2 maglie insieme, un gettato, 3 dritti, 1, 2 e 3 dritti, e un gettato e un accavallato. Come ho fatto in tutto il ferro, vedete sempre, poi vedrete più andiamo avanti e più ci renderemo conto. Quindi siamo arrivati qua, 2 maglie insieme, un gettato, 3 dritti, un gettato e un accavallato. Adesso abbiamo subito 2 maglie insieme, infatti vedete siamo a 4 maglie dal marcapunti, quindi siamo già alla fine del ferro, dove dovremo fare sempre la nostra diminuzione perché deve compensare l'aumento che facciamo all'inizio. E 2 dritti, ecco qua, e poi rifacciamo il nostro ferro accorciato che è questo. Quindi prendiamo il filo, questo filino qui, vedete, poi lo spiego meglio dove c'è proprio un tutorial dei ferri accorciati. Comunque vedete questo filino qua, questo che tiene la maglia, che sarebbe la maglia del giro precedente. Tenete con un dito ferme tutte le altre maglie, lavoriamo a dritto questa maglia, la scarichiamo e ricarichiamo sul ferro la maglia lavorata, in modo da ottenere sempre, vedete, questa una maglia che è come se fosse una maglia sola perché esce da questa maglina qui, però sono due fili. Ecco. Quindi, e ancora, quindi giriamo il lavoro e faremo i nostri tre rovesci, uno, 2, 3 rovesci e mettiamo il marcapunti poi per il giro successivo. Ok, tutto a rovescio anche questo giro e poi vi faccio vedere. Adesso continuate, vedete, qui continua sempre allo stesso modo. Quindi ripartiremo il prossimo giro, sarà sempre 2 dritti, poi avremo 2 dritti e un gettato, poi 1, 2, 3, 4 e 5 dritti. Un gettato e un accavallato, poi qua in mezzo avremo 2, 4, 6, 8, 9, quindi questo saranno 5 più 9 dritti, perché saranno una volta 5, vedete 1, 2, 3, 4, 5, poi un gettato, un accavallato e 9, poi 2 maglie insieme, un gettato, 5, un gettato, un accavallato e 9 e così via. Quello dopo ancora saranno 2, 4, 6, 7 la prima volta e 2, 4, 6, 7 anche la seconda. Quello dopo ancora saranno 2, 4, 6, 8, 9 più 2, 4, 5. Quindi sempre uguale, vedete, cambia in pratica. Viene al contrario, questa sarà 2, 4, 6, 8, 10, 11, come era questa, più 3 ovviamente, vedete 1, 2, 3, e la penultima saranno 13 più 1, come era questa, qui era 11 più 3 e 13 più 1. Quindi sono i dritti tra i motivi. Quindi io adesso voi continuate, si lavora sempre nello stesso modo, i ferri accorciati si fanno sempre allo stesso modo. Seguite il mio schema, troverete tutta la spiegazione. Quindi voi andiamo avanti, poi vi farò vedere come lavorare qua dove abbiamo l'accavallato doppio e dove abbiamo l'avvio di un nuovo motivo. Quindi vi faccio poi vedere come fare questo. Però se avete capito come leggere lo schema è veramente semplice. Una volta capito come si fa, questo è uno schema semplicissimo, quindi potete andare avanti da soli. Ecco qua. Vedete, sono arrivata fino al punto dove ho solo un dritto in mezzo al motivo. Questo è quello che dobbiamo ottenere. Da questa parte sempre il lavoro che tende in là.
qui ora sembra che tiri, ma solo perché c'è i fili, quindi il lavoro che piega da questa parte, e di qua sempre vedete i nostri ferri accorciati, quindi questa punta che va a chiudere fino qua. Quindi adesso facciamo questo giro. Siamo arrivati qua al 13 più 1, io ho fatto questo giro qua, adesso farò questo dove inizierò questo piccolo motivo e dove farò un accavallato doppio. Allora, sempre i miei due dritti e un gettato, quindi faccio sempre, parto sempre allo stesso modo, facciamo 1, 2 dritti e un gettato. Poi qui ho 6 dritti, vedete, li contate, sono 6, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dritti. Poi abbiamo qui 2 maglie insieme e un gettato. Quindi arriviamo fino qui e facciamo ancora 2 maglie insieme e un gettato. Poi di qua abbiamo ancora 7 dritti, vedete, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dritti. Vedete, e arriviamo qui. Per fare questo accavallato doppio, vedete, dobbiamo avere, dopo aver fatto i 7 dritti sul ferro, questa la punta in pratica del nostro motivo, quindi questa che è l'ultima maglia che segue questa linea qui delle maglie agli accavallati, e questa che è l'ultima maglia delle due maglie chiuse insieme, vedete, e questo è il dritto del giro precedente. Quindi facciamo un gettato, poi prendiamo la maglia come per un accavallato e chiudiamo insieme le due maglie successive. Dopodiché accavalliamo la maglia passata e un altro gettato, ovviamente, perché abbiamo chiuso due maglie, quindi dovremo fare due gettati per riavere le tre maglie. E il risultato, vedete, deve essere proprio che si chiude a punta questo motivo qui, che sale su così, e abbiamo il gettato. Poi ora io faccio un dritto, sempre prima di rileggere lo schema, faccio anche un dritto per tenere fermo il gettato, per non rischiare di perderlo. Quindi io ho fatto 7 dritti, vedete, un gettato, un accavallato doppio e un gettato. Dopodiché è uguale, qui saranno nuovamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 dritti, 4, 5 e 6 dritti, e sempre le due maglie insieme e un gettato, che sono appunto queste due maglie insieme e un gettato. Vedete, noi è veramente semplice. Quindi noi continuiamo leggendo questo schema. Dovete leggere sempre i dritti andando proprio come li lavoriamo. Vedete, noi lavoriamo il ferro, noi lo lavoriamo partendo da sinistra, da destra e andando verso sinistra, e allo stesso modo leggiamo lo schema. Quindi questi sono tutti i punti che dobbiamo fare sul nostro ferro.